delle cose che tra poco mi appresto a dire, credo che forse questo è uno dei temi che non pone, così come stamattina è stato chiesto dal capogruppo del Partito Democratico, non pone certamente una questione nel muscolare. Ed è una questione politica. Ma credo forse pure più che altro una questione tecnica, perché guardate, lo statuto stabilisce la norma fondamentale dell'organizzazione di ogni ente comune, e in questo caso l'ente comune di Castro, e quindi deve pertanto essere formulato con una tecnica normativa capace di individuare i principi della disciplina interna, e quindi per questo chiede o richiede la partecipazione dell'intero consenso civico. Non solo quello particolare dei membri della Commissione Affari Generali. E per questo, così come stamattina il capogruppo del Partito Democratico chiedeva il rinvio per una questione tecnica, perché gli atti non erano stati predisposti con i dovuti fatti. Per cui necessita, perché altrimenti chiederete il ruolo, il compito, la funzione del consigliere comunale. E per cui esprimeva in modo incisivo, in modo forte, il capogruppo del Partito Democratico la richiesta di rinvio, perché si è fatto partecipe della richiesta anche di altri consiglieri comunali per essere informati di questo grosso tema. Perché, guardate, io avrei chiesto, se il consigliere Verde non avrebbe chiesto il rinvio, io avrei chiesto ufficialmente, formalmente, il rinvio di questo capo, nonostante che io faccio parte della Commissione Affari Generali, per cui ho discusso, sono entrato in delle considerazioni sull'intero statuto. Io stamattina avrei chiesto il rinvio di questo capo per l'inserimento di una proposta che non è stata oggetto di discussione, non è stato oggetto di discussione all'interno della Commissione Affari Generali. Cioè, mi riferisco alla questione dell'acqua, perché come io ebbi a dire all'interno di questo consesso civico, che lo statuto doveva prevedere una norma che garantisse la gestione del servizio pubblico integrato. Per cui credo che per le cose dette e per le cose chieste da chi mi ha preceduto e per arricchire le norme fondamentali dell'organizzazione del Paese, noi chiediamo che lo statuto, già oggetto di discussione, possa essere di nuovo riformulato con l'inserimento, perché credo che bisogna assumere una presa di posizione a favore del servizio pubblico dell'acqua attraverso una delibera
che sia oggetto e che sia di discussione all'interno di questo consesso civico per la sua approvazione, e poi di un articolo che dovrebbe qui integrare lo statuto, garantire il servizio dell'acqua a tutti i cittadini, redatti questi due atti, l'atto deliberativo da discutere in questa sede consiliare e la integrazione di un articolo all'interno dello statuto che dovrebbe garantire, così come dicevo poc'anzi, l'acqua che è un bene essenziale per la vita e l'accesso a tutti i cittadini. Quindi noi riteniamo di chiedere con forza il rinvio e la ricomposizione di questo atto all'interno delle commissioni. Appello che questo tema certamente non è di discussione, non è di sapore politico, ma è esclusivamente di sapore tecnico, perché l'unica manchevolezza che noi possiamo far registrare stamattina è che il Presidente del Consiglio, così come l'intero ufficio di Presidenza, poteva prevedere il giusto cammino, la giusta procedura degli atti da presentare all'interno di questa sede. Quindi è solo per un fatto tecnico che noi, oltre alla mia proposta, chiediamo ai miei.